appuntamenti. Quest'oggi abbiamo iniziato il World Peace Forum, che non andate via ragazzi, solo un secondo, che vedrà il suo culmine durante le Universiadi con la presenza del segretario generale delle Nazioni Unite. Adesso voglio fare un annuncio. Come molti di voi sanno, in occasione del trentennale si svolgerà un'edizione speciale del premio Mediterraneo, saranno dati vari premi, e uno di questi riguarda il premio Mediterraneo Ambiente e Cosviluppo. Le giurie di 43 paesi che si sono riunite nei giorni scorsi l'hanno assegnato al programma World Water Assessment Program, quindi è una bella notizia. Lo ufficializzerò al presidente e ai vertici che sono qui seduti a questo tavolo, e come sempre accade, accanto al premio principale vengono date le medaglie d'onore ai protagonisti principali di questo lavoro, che sono i tre signori che vedete seduti a questo tavolo. Riceveranno adesso la medaglia d'onore per l'ambiente e per lo scopo di superare la povertà e affrontare le disuguaglianze sociali, sociali ed economiche. Per questi motivi la giuria internazionale l'ha attribuito la medaglia d'onore per l'ambiente e il cosviluppo alla dottoressa Michela Miletto, al professor Lucio Bertini e al professor Andrea Romano. Chiamerei il presidente Giosi Romano e i ragazzi dell'istituto comprensivo Ristori. Dottoressa, questo istituto sta a Forcella, quindi è un quartiere di Napoli estremamente rinomato per altre cose, ma che adesso sta voltando pagina, e l'esempio sono questi ragazzi. Quindi tutti insieme consegniamo questo riconoscimento. Premio al professor Ubertini. Grazie presidente. Poi dopo va la confezione. Adesso ragazzi, prego. Io vorrei una foto con voi. Dall'altra parte ragazzi, da questa parte qua. Se ci facciamo qua. Se li fate così, questo punto qua, appunto, un po' più così, no? Un po' più, è più inclinato così. Mantenete voi il più qua, se no. Siamo tutti. Soli, fai una foto con flash modo eccetera. No, questo qua lo dovete, datelo da questo, aspetta, no. Mettetevi abbassati qua, ecco, passateli a terra, perfetto.